americana impone a tutti noi il ricordo di quanti hanno dato la vita perché l'Italia e anche la nostra Amati ritrovasse la libertà dal fascismo. Credo che coltivare e custodire la memoria ci consenta di progettare il futuro ancorandolo a solide radici. Il riconoscimento e la fiducia che avete voluto attribuirmi mi riempiono di orgoglio e mi danno il coraggio di affrontare questa nuova esperienza. L'insediamento è un momento importante per la nostra comunità ed io voglio onorare questo impegno con profondo rispetto e spirito di servizio, diventando il sindaco di tutti. In questo sarò accompagnato dalla Giunta, formata da persone capaci, professionalmente preparate e soprattutto entusiaste. Ogni assessore sarà coadiuvato inoltre dai consiglieri che con la loro competenza costituiranno un valido supporto di idee e di lavoro. Rivolgo inoltre un invito ai rappresentanti dell'opposizione affinché, nel rispetto del proprio ruolo, si possa avviare un confronto serio, leale e costruttivo, perché è proprio dalla dialettica tra idee e programmi, dal confronto tra coloro che pensano diversamente, che si alimenta la democrazia, matura la società, si consolida la comunità. Una comunità risoluta e pronta che sappia partire dall'uomo, ponendo la persona e i suoi bisogni al centro dell'azione politica di ogni amministratore. L'etimologia della parola sindaco deriva dal greco syndicos, che significa amministratore di giustizia. Aver cura del bene di tutti, saper compiere scelte indirizzate alla cura di chi è più debole, di ciò che è più debole, questa è la mia, la nostra priorità.